Alla votazione finale, come abbiamo concordato, vorrei la vostra attenzione per una commemorazione. No, scusate colleghi, stiamo parlando di una commemorazione delle vittime dell'attentato di Londra e richiedo rispetto. Allora, colleghi e colleghe, come sapete, ieri 22 marzo Londra è stata colpita da un brutale attentato terroristico. Al momento, perché purtroppo il bilancio temo non sia definitivo, al momento il bilancio è di 4 morti, compreso l'assalitore che ha sferrato l'attacco, e di almeno 30 feriti. Si tratta dell'ennesima odiosa aggressione contro persone innocenti e contro un luogo simbolo della democrazia, dei principi fondamentali di libertà, di civile convivenza e di tolleranza, cioè parliamo del Parlamento del Regno Unito. La strategia messa in atto dal terrorismo di matrice islamista, per cui a colpire con qualsiasi mezzo e senza risparmiare nessuno, sono sempre più spesso individui singoli, mira a rendere il nostro continente ostaggio della paura. Il terrorismo è un fenomeno che colpisce ovunque, a qualsiasi latitudine, e non risparmia nessuno, attentando ai valori fondamentali delle nostre società, alimentando l'odio e favorendo la radicalizzazione. Occorre dunque reagire, ma reagire con lucidità e fermezza, consapevoli che questa barbarie potrà essere sconfitta soltanto con un rafforzamento della cooperazione giudiziaria, della cooperazione di polizia, della cooperazione di intelligence, sia a livello europeo che a livello internazionale. A tutto il popolo britannico esprimo la vicinanza e la solidarietà mia personale e dell'intera Camera dei Deputati. Ho già fatto pervenire il nostro cordoglio al Presidente della Camera dei Comuni, John Barkow. E ora invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Ringrazio. Passiamo ora alla votazione. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.